Grazie di essere venuti. Il libro di Federico Tulli è un'occasione per riallacciare un percorso continuativo che abbiamo fatto già dall'anno scorso, qui con l'altro libro di Federico Tulli, che era sempre un'inchiesta, un esempio di giornalismo d'inchiesta che nel nostro paese è sempre più raro, sempre più difficile da trovare, perché ultimamente fare il giornalista significa copia e incollare i tweet e i post di Facebook e sul giornale. È diventato un po' questo, correggimi se sbaglio Federico, però la maggior parte del giornalismo oggi si rincorre in queste sorte di polemiche che si rimbalzano dai social network, e invece fortunatamente c'è ancora chi fa un po' di giornalismo d'inchiesta. È in questi giorni nelle sale Spotlight, il caso Spotlight, tanto per parlare di giornalismo d'inchiesta, a cui penso Federico dato i suoi due libri precedenti sulla pedofilia nella chiesa è abbastanza legato al caso, che ha visto questo gruppo di investigativo del Boston Globe scoperchiare un vaso di Pandora che, come si legge alla fine, si è moltiplicato in tutto il mondo, da Boston, come un virus. Dal 2002 al 2010 sono arrivate 200-300 città, si legge alla fine una lista infinita di città dove sono scoppiate casi pedofili nella chiesa, e qualcuno ha fatto caso che in questa lista non appare una città italiana. Ma questo non è invece un caso di censura, almeno così stanno dagli ultimi commenti che avevo letto sulla stampa. È semplicemente un fatto che in Italia c'è ancora un po' di retrosia nel denunciare e nel venire allo scoperto su questi abusi. Quindi a livello numerico, proprio di persone coinvolte nella diocesi, ancora non siamo in quella lista così numerosa che invece rappresentava le città con più casi. Così ho letto, dopo, se vuoi smentire, se ti stimolo anche su questo, magari dopo, alla fine del libro di oggi, magari poi qualcuno può riprenderti anche su questo. Questi erano gli ultimi commenti che avevo letto in rete su questo Spotlight. Ci sono anche altri film in uscita che parlano di questo problema, e sarà anche più difficile vederli, perché c'è un film cileno che si chiama Il Club, che sarà molto difficile trovare in sala, perché parla di questi sacerdoti del Latino America che sono stati trovati, pescati con le mani in mano, ma invece che essere consegnati alla giustizia, poi sono stati relegati in questi residence 5 stelle nella costa cilena a fare una vita così al di fuori del mondo, per dovrebbero espiare misticamente i loro peccati. Questa era la sorta della giustizia della chiesa sudamericana. Venendo al libro di oggi, invece, parliamo qualcosa che riguarda comunque i bambini. Non parliamo di pedofilia, ma di un altro fenomeno che riguarda una delle pagine più tristi del dopoguerra, del dopoguerra nel mondo. E parliamo del piano Condor nella nazione latinoamericana. Chi non sapesse che cos'è il piano Condor, insomma, ormai si sanno parecchie cose su quello che ha combinato la CIA e nei paesi del Sud America. Io dico sempre, ricordo sempre che di fronte a tutto questo scandalo, in cui i figli rubati sono forse l'aspetto più tremendo, cioè questi c'è posto davanti se volete sedere, i figli rubati forse sono veramente l'aspetto più tremendo, perché si parla di queste persone rapite, fatte sparire appunto dai desaparecidos, che però quando le donne erano incinta venivano fatte portare a termine la gravidanza in queste strutture coercitive. Poi dopo, una volta che la madre era sparita nei voli della morte o nelle fosse comuni, quelle che erano, questi figli venivano dati in adozioni illegali ad amici dei generali, da Pinochet a Videla, a quel sistema che, insomma, lo faceva anche con un ragionamento quasi genetico, perché dicevano: se questi nostri oppositori sono così forti, così coraggiosi, noi gli prendiamo questi figli che saranno forti e coraggiosi come loro, però gli istruiamo con i nostri valori, quindi domani
avremo delle persone forti che combatteranno al nostro fianco, lo facevano in questa forza, questo ragionamento genetico aberrante. E ripeto, è stata una delle pagine più brutte e tristi della storia del dopoguerra. Concludo questa piccola introduzione, poi lascio a Cecilia Caramani, che è la direttrice del quotidiano Cronache Laiche ed ha un suo blog su Micromega, che condurrà l'incontro con le domande. A questo proposito vi ricordo che, come hanno detto loro, potete interromperli in qualsiasi momento se avete delle osservazioni o delle domande da fare. No, dicevo che chiudevo questa mia piccola introduzione facendo una breve riflessione sul fatto che dalla Seconda Guerra Mondiale al Piano Condor in Sud America c'è stato un filo nero, diciamo così, che ha unito le scelte politiche della Chiesa. Se nella Seconda Guerra Mondiale, di fronte a una scomunica evidente che c'è stata del socialismo bolscevico e del regime comunista dell'Unione Sovietica, la Chiesa non si è mai tirata indietro nello scomunicare questo. Sappiamo tutti che l'atteggiamento verso Hitler e verso Mussolini è stato molto molto più blando, anche se poi adesso il revisionismo va di moda e qualcuno dice però la comunità episcopale tedesca il giudizio negativo su Hitler l'aveva espresso, sì, ma il Papa di fatto non l'ha mai scomunicato Adolf Hitler e il nazismo, questo nessuno lo può contraddire questa cosa. E quindi diciamo che una scelta di campo era già abbastanza evidente nella Seconda Guerra Mondiale da parte della Chiesa Cattolica, non fosse altro che questa è stata confermata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con l'appoggio dato ai criminali nazisti per fuggire dai processi e farla franca, andando a rifugiarsi proprio in Sud America attraverso quelle vie di fuga che si chiamavano Rat Lines, che descrive in modo eccelso, io ho letto Gerald Steinheger, Le vie di fuga dei nazisti, che è un libro che misteriosamente non si trova più in commercio nel nostro paese, ma ce ne sono altri, come ricordavi, Calderon, attualmente, che è ripubblicato sull'argomento. Comunque ecco, bisogna veramente andarli a cercare un po' questi libri, che fanno vedere come la Croce Rossa da una parte e il Vaticano dall'altra abbiano fatto proprio una sinergia per salvare molti generali e gerarchi nazisti dai giusti processi, fra cui Mengele forse è l'esempio più eclatante di tutti, però ce ne sono stati tanti altri che hanno trovato rifugio in Sud America. E quindi ecco, questa linea nera è stata confermata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e di fronte a una Sud America in cui cominciava a nascere quella cosiddetta teologia della liberazione, che scopriva quanto il socialismo in realtà fosse affine al pensiero cristiano, perlomeno a un certo pensiero di visione del messaggio cristiano, la Chiesa fece un'altra scelta precisa, e fu stata quella di schierarsi completamente a fianco del Piano Condor. E quindi aiutare le dittature di Pinochet, di Videla e di tutte le altre compagnie del Sud America. Come si è conclusa la faccenda? Si è conclusa con il Nobel alla pace a Kissinger, io dico sempre, per ricordare la questione, una delle scelte più scellerate dell'Accademia di Stoccolma, che io sinceramente non mi so veramente spiegare come Kissinger forse possa meritare un Nobel per la pace, forse un Nobel per la pacificazione, si dovrebbe dire, per quello che ha fatto, ma non certo per il concetto di pace a cui siamo abituati. Detto questo, la parola a voi, vi ricordo che il libro lo trovate all'ingresso, vicino alla cassa, per chi è interessato, e buona giornata. Grazie. Due parole sul libro, anche se insomma Alessandro ha detto alcune cose fondamentali. Il libro parte sin dal titolo, da questa vicenda dei figli rubati, da una vicenda aberrante, quindi questi 500 bambini rubati dalla sola Argentina alla fine degli anni 70, quindi sotto al regime, alla giunta militare di Videla e Massera, rubati a queste madri, a queste sovversive, diciamo, che venivano messe nei campi di concentramento incinte, gli venivano sottratti i figli, dopodiché loro mandati a morire e questi bambini assegnati a persone vicino al regime, comunque vicino ai valori, diciamo, occidentali e cattolici che il regime voleva instaurare con la forza in tutto il paese.
Ora, questi, stiamo parlando della fine degli anni 70, quindi questi bambini adesso hanno circa 40 anni, ne sono stati trovati ad oggi 119 grazie alle nonne dell'Azza de Maio che li cercano incessantemente in tutto il mondo, molti li hanno trovati chiaramente in America Latina. Comunque le nonne hanno istituito un registro di dati genetici, quindi di DNA, per riconoscere, diciamo, i nipoti e continuano a cercarli. Ora, il libro parte da qui, quindi dai figli rubati, però si inserisce, come diceva anche Alessandro, in questo contesto più ampio del piano Condor, che è un'operazione di coordinamento tra governi e intelligence di 7 paesi dell'America Latina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasile, Argentina, Cile, Perù, basta, abbiamo finito 7, esatto. Per salvare, così si legge anche nei documenti ufficiali, salvare i valori occidentali e cristiani dalla morsa del comunismo. Tutto questo sotto l'egida della CIA, di Kissinger, come mi ha già ricordato. Questa cosa ha prodotto circa 50.000 tra dispersi e assassinati, 400.000 arresti, oltre appunto ai bambini di cui parlavamo prima, insomma. Ora, il libro anche nel titolo cita l'Italia perché in qualche modo noi qualcosa a che fare con tutto ciò ce l'abbiamo e non solo per un problema, diciamo, di chiesa. Intanto le nonne di Plaza de Mayo denunciano che circa una settantina di questi bambini sono presumibilmente in Italia, quindi sono stati dati a militari o comunque persone vicine al regime. Tra l'altro, insomma, il rapporto tra Italia e Argentina è sempre stato abbastanza stretto e qui avevamo anche la P2 di Licio Gelli che in qualche modo fungeva da tramite, diciamo. Secondo, perché alcuni di questi torturatori e ladri di bambini si sono rifugiati in Italia grazie alla doppia nazionalità, quindi al doppio passaporto, alcuni sono qui. E peraltro in Italia si sta svolgendo da un anno il processo Condor, per l'appunto, che vede alla sbarra capi di Stato, di intelligence o alti funzionari di polizia che si sono proprio macchiati, per questo poi in Italia, si svolge in Italia, del sequestro e dell'uccisione di 42 cittadini di origine italiana. C'è un altro punto, diciamo, che ci lascia come paese un po' all'oscuro, cioè, o comunque ci dà un ruolo un po' controverso, e si può rilevare nella denuncia di cui parla anche Federico nel libro di Sandro Pertini quando era Presidente della Repubblica. In un messaggio di fine anno lui disse che aveva parlato con le nonne, con le mamme di Plaza de Mayo e che una di queste le aveva detto: mia figlia ha partorito in carcere, il bambino dovrebbe essere in Italia. Pertini l'ha denunciato ma nessuno ha dato seguito a questa cosa, quindi insomma diciamo che il legame con le dittature argentine e con il piano Condor ci vede coinvolti molto da vicino. Detto ciò, se Federico ci dice come nasce il libro, l'idea, perché poi insomma c'è stata questa concomitanza del processo, credo che il libro sia, cioè l'idea nasca prima, poi arrivi il processo, quindi insomma curiosa la circostanza. Grazie. Grazie, grazie. No, un po' di ringraziamenti perché innanzitutto ad Alessandro Grugnetti per averci di nuovo invitato appunto a parlare e a me in particolare per presentare il terzo libro, insomma si fida di me evidentemente, quindi va bene, e volevo ringraziare anche alla libreria, insomma, che continua a ospitarci e poi la Cecilia che si presta alle mie scorribande, insomma a sostenere le mie scorribande, però ecco, in particolare vorrei ringraziare soprattutto, ecco, anche la casa editrice, la Sinodoro, che qui è rappresentata dall'editor che è Rossana Cecchi, e la nomino anche perché è colpa sua se ho scritto il libro, quindi visto che Cecilia mi ha Rientrella. chiesto perché ho scritto questo libro, l'idea appunto va riconosciuta a Rossana Cecchi. E la cosa nacque così, è nato nel 2014, perché ad agosto, a metà agosto,
la storica fondatrice, presidente delle Nonne di Plaza de Mayo, che molto probabilmente tanti di noi avranno sentito nominare, che è Stella Carlotto, dopo 37 anni di ricerche è riuscita a trovare il nipote a cui la madre aveva dato il nome Guido. I genitori adottivi lo hanno ribattezzato in Ignazio. E Ignazio fa il musicista, viveva in una cittadina dell'entroterra argentino, la Carlotto alla Plata, insomma vivevano distanti, ma comunque erano entrambi in un certo modo personaggi pubblici, per cui l'uno conosceva il nome dell'altro, ma non sapevano di essere nonna e nipote. E Rossana sapeva, c'è chi che si ricordava che io avevo intervistato diverse volte per Left Stella Carlotto, che avevo raccontato la storia della ricerca da parte della Guerra di Plaza de Mayo dei nipoti che ancora mancano all'appello qui in Italia, e quindi mi chiese perché non, a partire da questa storia, non riportare in luce appunto questa storia, la vicenda orrenda dei furti dei neonati in America Latina negli anni 70 e 80, e in particolar modo pensando all'Italia, cioè appunto il ponte è abbastanza solido, cioè dall'Argentina all'Italia c'è stato un vero e proprio traffico di illegale appunto, di adozioni, ma anche una fuga dei a partire dal 1983, fine della dittatura in particolare in Argentina, una fuga appunto dei personaggi che la giunta civico-militare di Videla, Massera, Agosti, eccetera, eccetera, avevano sostenuto in tutti i modi. E quindi mi sono messo appunto a riprendere i fili con le storie che avevo seguito negli anni precedenti. Però appunto chi vorrà comprare il libro, insomma, a leggerlo, troverà che la storia di Stella Carlotto e del nipote Guido, più o meno intorno a pagina 40, quindi quella che doveva essere l'idea iniziale, man mano che siamo andati avanti è scivolata un po' più avanti nel libro, perché una settimana dopo il ritrovamento appunto di Guido, è spuntato che era il bimbo giovane ritrovato numero 114 su 500, appunto, come ha detto Cecilia, su 500 ricercati, una settimana dopo hanno trovato la nipote numero 115, e qui il legame con l'Italia, adesso vi dirò, è ancora più, forse più stretto. Già Carlotto è un nome molto italiano, i Carlotto sono originari del Veneto, il marito di Estela Carlotto era a tutti gli effetti un cittadino italiano, emigrato, ma comunque italiano. La storia della nipote numero 115, che dà il titolo anche, mi sembra, al primo capitolo, a me mi ha portato a Milano. Lei è stata ritrovata appunto intorno alla fine dell'agosto del 2014, il suo nome originario è Ana Libertad, il nome vero, cioè quello acquisito, quello che le dettero poi i genitori adottivi, è attualmente ancora segreto, ed è stata lei stessa a chiedere di mantenere in un certo senso l'anonimato. Quindi io che ho fatto? Sono andato a Milano a intervistare il cugino di Ana Libertad, perché la famiglia di Ana Libertad, perseguitata tra il 76 e il 77 della giunta argentina, la parte sopravvissuta della famiglia, dopo varie peripezie, appunto verso la fine del 77, si è stabilita appunto nel nostro paese. Della famiglia di Ana Libertad è quella della prima fondatrice delle Nonne di Plaza de Mayo, si chiamava Licia Della Quadra, e i Della Quadra contano adesso 6 desaparecidos nella propria famiglia, erano 7, ma appunto Ana è stata ritrovata. E sono andato a intervistare il cugino di Ana, che è Ilario Burg, che è coetaneo di Ana praticamente, e lui mi ha raccontato, vedrete, insomma, come è accaduto come è avvenuto il ritrovamento di questa ragazza, e la storia è abbastanza particolare, e quindi parlando dell'oggi, ma ha ricostruito tutta, diciamo, la storia anche della scomparsa dei genitori di Ana, e poi
mi ha raccontato anche come i nonni sono venuti a sapere che appunto questa nipote a un certo punto è stata partorita e che quindi questo è proprio l'inizio del libro. Perché ho spostato l'attenzione su questo caso? Non solo per la questione dell'Italia e quindi comunque richiamo a una vicenda che ci riguarda molto, molto da vicino, ma perché i nonni di Ana Libertad, quando hanno saputo che era nata anche questa bambina, come facevano tanti tante persone anche in Argentina in quei mesi, in quegli anni, si trovavano nelle stesse condizioni, cioè erano dei desaparecidos, e improvvisamente scomparivano questi giovani 20-25 anni senza motivo, non si sapeva chi l'aveva presi, non si sapeva perché erano stati presi, non si sapeva dove erano stati portati. I genitori, che oggi sono i nonni, vagavano ovviamente nelle sedi classiche, tra virgolette, quindi prima tappa era in caserma, la seconda dove gli dicevano o non gli rispondevano oppure dicevano non sapere nulla, seconda tappa era gli ospedali, poi c'erano gli obitori e se i figli non erano nemmeno lì li andavano a cercare in chiesa, cioè andavano in chiesa a chiedere notizie, perché l'ha accennato Alessandro, perché comunque la contiguità, la vicinanza delle istituzioni cattoliche all'ideologia che muoveva le idee della giunta erano molto, le gerarchie erano molto apprezzate e quindi la Chiesa aveva, essendo poi comunque ramificata su tutto il territorio, aveva la possibilità di accedere a delle informazioni che il cittadino normale non poteva avere. I nonni di Ana Libertad andarono a parlare per chiedere notizie della figlia e della nipote con l'attuale Papa, che era Jorge Mario Bergoglio, era il capo dei gesuiti argentini e la famiglia della Quadra era una famiglia molto religiosa e facoltosa. In passato avevano fatto diverse donazioni proprio ai gesuiti, avevano regalato terreni, anche case, eccetera, eccetera. Quindi in certo qual modo furono indirizzati da un amico che viveva qui a Roma, tra l'altro un gesuita che viveva qui in Vaticano, che appunto gli consigliò di rivolgersi a Bergoglio e quindi la mia attenzione su questo caso si è fatta sempre, ha raggiunto picchi notevoli perché il colloquio è durato in realtà molto poco. Bergoglio si è fatto dire qual era il problema, dopodiché ha scritto un biglietto molto veloce e in pratica consigliava al nonno di Ana Libertad di rivolgersi al vescovo, a quello che poi sarebbe diventato il vescovo della Plata, facendo il suo nome, cioè lo raccomandava a questa persona per avere le notizie. E siamo all'ottobre del 77, la storia più o meno che riguarda Bergoglio in questo caso finisce qui. La ricerca dei nonni continua, dopo pochi mesi sapranno, gli verrà detto appunto da questo vescovo della Plata di sospendere le ricerche della figlia, non l'avrebbero più ritrovata, e che però sì, effettivamente era nata una bambina, e questa bambina appunto, siamo a fine del 77, la ritroveranno nell'agosto del 2014. In mezzo accadono tante cose, quella una che secondo me è fondamentale riguarda la caparbietà, stata determinata dalla caparbietà della sorella, quindi della prozia di Ana Libertad, cioè la sorella di Licia della Quadra, la nonna, che nel frattempo è morto anche Roberto, che era andato a parlare di persona con Bergoglio. Insomma, Estelita della Quadra riesce a portare finalmente nel 2011 il cardinale Bergoglio, capo della Conferenza Episcopale Argentina, di fronte al tribunale che si occupava di giudicare i crimini della dittatura, specificamente riguardo al furto dei neonati, ed era il processo contro l'appropriazione sistematica dei neonati. Bergoglio testimonia e testimonia per iscritto e dice testualmente, mette insieme tutta una serie di non ricordo, la testimonianza è pubblica, si trova in rete tranquillamente, tutta una serie di non ricordo, ma rispetto alla questione dei figli rubati in Argentina, lui dichiara in quella sede di essere venuto a conoscenza del fatto che scomparivano neonati solamente dopo la fine della dittatura.
cioè dopo il 1983. Quindi i Della Quadra sostengono, e io mi sento di, per quello che ho avuto modo di appurare, di essere d'accordo con loro, che Bergoglio in quella sede abbia, su questo punto specifico, abbia detto il falso, perché loro sanno che il nonno di Anna Libertad a Bergoglio chiese di dare notizie sia della figlia che della nipote, che era nata da 2 mesi, quindi era anche difficile pensare che il nonno si fosse dimenticato di menzionarla nell'incontro. E quindi ecco, questa diciamo la storia di Anna Libertad serve per introdurre l'argomento dei figli rubati e per e quindi quello della ricerca di questi giovani, appunto, diceva Cecilia, che oggi hanno 35-40 anni e che, secondo Estela, in una delle interviste che rifaccio nel libro, ecco, un buon 20% di quelli che ancora mancano un appello è probabile che o vivano ancora in Italia, che vivono in Italia, oppure comunque sono passati per il nostro paese. E questa è la prima parte del libro. La seconda, che anche qui non era nell'idea iniziale, nella seconda parte parlo di un processo, io non so, un corso di svolgimento a Roma. Il processo è iniziato il 12 febbraio 2015, quindi proprio mentre scrivo il libro, denominato processo Condor. Non so quanti dei presenti l'abbiano mai sentito nominare, è un processo che si svolge nell'ala bunker di Re Bibbia, questa sì che è una sede molto famosa, ed è un processo per crimini di lesa umanità nei confronti di 42 persone. 22 di queste sono proprio cittadini italiani, gli altri 20 sono di origine italiana, oppure sono state sequestrate, torturate, uccise da un cittadino italiano. Quindi è un processo molto importante, perché gli imputati sono 32, l'ultimo è morto l'altra settimana, si chiamava Reyano Stark, era un generale cileno, il capo della carovana della morte, così comunemente denominata. Un processo per crimini di lesa umanità che si svolge in Italia, ma riguarda fatti che si sono crimini consumati circa 40 anni fa a oltre 10.000 chilometri di distanza. È un processo storico, ha solo un paio di precedenti, sempre a Roma, il processo ESMA, così denominato dal nome della caserma, dal centro di detenzione clandestina di Buenos Aires, da cui sono scomparsi 5.000 desaparecidos argentini. Il processo Condor, nel processo Condor l'Argentina non è presente, né tra gli imputati né tra le vittime. Le vittime sono appunto origine italiana, ma nati in Cile, in Uruguay, in Paraguay e in Perù, mi sembra, questi 4 paesi, mentre gli imputati, tra cui all'inizio c'erano appunto anche Videla, Pinochet, Contreras, che poi nel frattempo sono morti, quindi non sono usciti fuori dal processo, gli imputati sono cittadini di 6 dei 7 paesi aderenti al Piano Condor, appunto esclusa l'Argentina. L'Argentina non c'è perché in Argentina i processi li stanno facendo contro i presunti responsabili, mentre in questi altri paesi, in particolare in Cile e in Uruguay, ancora non sono mai stati portati davanti a un giudice molti degli imputati che invece in Italia il governo italiano, la giustizia italiana invece ha deciso di portare alla sbarra. Questo perché c'è un articolo del codice di procedura penale che consente al governo italiano di autorizzare l'istruzione di un processo che nel caso in cui ci siano i cittadini italiani abbiano subito appunto crimini di lesa umanità in un paese straniero. Grazie a questo cavillo, nel 1999 i familiari di alcuni giovani scomparsi a metà degli anni 70 in questi paesi hanno presentato la prima denuncia, ed era per comprendere, non so se vi ricordate, che nel 98 Pinochet è stato arrestato a Londra
dal giudice spagnolo Baltasar Garzón. Più o meno la norma di diritto internazionale che poi l'Italia ha fatto propria era la stessa, cioè la possibilità di giudicare in un paese straniero crimini compiuti da cittadini non appartenenti a quel paese ma subiti da cittadini italiani in questo caso. Inchiesta iniziata nel 99 si è conclusa alla fine del 2014, quindi 15 anni di istruttoria, inchiesta di istruttoria. Il processo è iniziato un anno fa, febbraio del 2015, e è tuttora in corso, le udienze sono pubbliche, lo dico per chiunque volesse fare un salto a Roma può partecipare e seguire le testimonianze dei sopravvissuti e capire che tipo di processo si sta svolgendo. Nell'aula accanto si sta svolgendo il processo per mafia capitale, però diciamo, a livello di criminali e di capo, insomma se la battono, insomma, gli imputati sono tutti di un certo livello. E qui rinomino Rossana Cecchi perché la casa editrice mi ha consentito di fare una cosa inusuale, cioè il libro è andato è entrato in libreria a fine settembre 2015, il processo è ancora in piedi, in pratica noi raccontiamo come se raccontassimo un giallo senza dire chi è il colpevole, cioè la sentenza arriverà probabilmente nel 2017. Però che è successo? Mentre scrivevo il libro mi sono accorto, io seguivo il processo ovviamente, ma sui giornali e in televisione questo processo non ci arrivava mai, nonostante fosse, secondo me, un argomento insomma, degno di arrivare a conoscenza dell'opinione pubblica, quindi ho chiesto appunto alla casa editrice di permesso di inserirlo comunque nel libro, perché appunto in 5-6 mesi erano usciti una decina d'articoli, di cui tre l'avevo pubblicato io, insomma diamo un po' di, cioè prendiamocela noi questa notizia, quindi raccontiamola e poi vediamo che succede. E poi infatti che cosa sta succedendo? Durante le presentazioni del libro io continuo a fare il lavoro giornale e racconto quello che sta, come questo processo evolve più delle volte. E poi ecco che concludo come è andato. Il libro ha una terza parte, e la terza parte anche qui riguarda una storia poco nota in Italia, ma molto più vicina a noi rispetto alle questioni sudamericane, perché è la postfazione firmata da una giornalista del settimanale Left che è Simona Maggiorelli, ed è riguarda il furto di neonati in Spagna che si è protratto dal 39 al 75, quindi sotto Franco, e secondo le stesse modalità che poi saranno diciamo riutilizzate appunto dai gerarchi argentini. Ma la particolarità della Spagna è che il furto di neonati era diventato un sistema talmente diciamo radicato e soprattutto redditizio che quando, dopo la morte di Franco nel 75, per i 20 anni successivi le stesse cliniche che si occupavano di fare da diciamo da intermediari tra appunto i militari che rubavano il neonato e le famiglie che decidevano di adottarlo, le stesse cliniche appunto hanno capito che le adozioni illegali erano molto redditizie, in Spagna si è determinato un vero e proprio sistema di adozioni illegali a livello mondiale, per cui quel paese è diventato per 20 anni il crocevia mondiale delle adozioni illegali, e il giudice che ho nominato prima, Baltasar Garzón, ha potuto fare una stima, dopodiché gli hanno tolto le indagini. Se erano stati 30.000 i neonati rubati durante i 40 anni di franchismo, nei 20 anni successivi, cioè tra il 75 e il 96, Garzón ha stimato che per queste cliniche, questa diciamo, organizzazione criminale che ruotava intorno a congreghe religiose dell'ordine, l'Opus Dei, Comunione Liberazione e così via, lui ha stimato il furto di circa 270.000 neonati. E perché questa postefazione? Perché l'inizio della storia ci riporta a Franco e in particolare al braccio destro del generale Franco, che era uno psichiatra, si chiamava Lejo Nagera. Questo psichiatra
si era formato in Germania, stiamo parlando degli anni 30, era la Germania di Hitler, e tornato in Spagna aveva teorizzato e messo per iscritto una storia che più o meno, e l'ha accennata già anche Alessandro questa, praticamente lui sosteneva l'esistenza di un gene marxista e che questo gene fosse ovviamente un gene malato e che quindi, eppure qui discorso abbastanza particolare, per interrompere la trasmissione di questo gene o comunque per mitigare le conseguenze della trasmissione di questo gene dai genitori ai figli, che cosa, quindi dai repubblicani, quindi dai sovversivi, dai comunisti, dai socialisti eccetera, ai loro figli, che cosa bisognava fare? Strappare i neonati dalle braccia delle madri e farli crescere e farli rieducare all'interno di famiglie appunto di cultura occidentale e di fede cristiana. La stessa edizione virgolettata la ritroveremo 40 anni dopo durante il processo di appropriazione del piano sistematico di appropriazione dei bambini in Argentina, che evidentemente aveva mutuato, diciamo, quella pratica lì, ma aveva anche ripreso e rilanciato l'ideologia che c'era dietro. E qui più o meno insomma, la traccia del libro è questa. Ma c'è una, si può fare un parallelo, comunque parlare di appoggio di teorie psichiatriche a crimini di Stato, quindi dittatura, perché poi alla fine dire, il precedente dei figli rubati argentini è proprio quello della Spagna franchista, no? E questo non è un caso che comunque la formula venga mutuata per arrivare allo stesso discorso, per estirpare un genere. Quindi c'è stato un sostegno, non lo so, diciamo in America Latina si sono instaurate queste stesse dinamiche, o comunque in altre dittature con crimini di Stato analoghi, cioè c'è un continuità? No, sì, c'è, nel senso, è una... Anche la Germania nazista, no? Voglio dire, poi sì, alla fine, sì, insomma... Sì, sì, no, ci sta. Ci sta, devo dire, anche una storia, se possibile, anche poco indagata. Però ecco, io diciamo che ci addentro poco in questo campo, ma è capitato appunto in una precedente presentazione, io a partire dalla storia appunto che Simona racconta, maggiorenne in postefazione, ho chiesto ad un amico psichiatra che so essere molto studioso, insomma, se poteva aiutarmi a capire se il caso di Vallejo Nájera, cioè di questo psichiatra spagnolo, fosse un caso isolato oppure no, cioè cercare di capire se nella storia del Novecento ci potevano essere diciamo storie simili a quella che poi questo Vallejo era stato in grado di mettere in movimento. Ed effettivamente è chiaro, la sua formazione di matrice nazista e poi trova un diciamo, terreno fertile nella Spagna di Franco, questo non c'è dubbio. E poi nello studio dello psichiatra, si chiama Domenico Farnioli, però qui vado proprio in grandini, è stato interessante vedere come sempre diciamo accanto a tutti i grandi dittatori del Novecento ci siano dei medici molto particolari. Anche nell'Unione Sovietica c'è un'idea piuttosto distorta di quello che può essere il pensiero umano. La matrice comune di tutti quanti è appunto è quella salire uno dei fondamenti degli errori, chiamiamolo così, l'idea che la malattia mentale abbia delle basi genetiche, comunque organiche, quindi era facilissimo poi appunto nell'ambito di un regime fare l'equazione: se non la pensi come me sei un malato di mente e quindi ti interno oppure ti faccio scomparire oppure ai tuoi figli li rimodulo, li rilavo, li rieduco, li plasmo. Questo più o meno era la cosa. In Argentina poi effettivamente c'è un... si ritrovano tracce di queste dinamiche, perché comunque la psicanalisi
l'Argentina negli anni della dittatura, anche negli anni che hanno preceduto la dittatura, che comunque sì, c'era democrazia, ma non era affatto semplice, diciamo, essere di sinistra oppure essere un sacerdote di base, quelli così, che oggi chiameremo di base, quindi ideologia, liberazione e così via. E certamente la psicanalisi non era contro quello che poi sarebbe divenuta l'ideologia dominante durante gli anni della dittatura, questo certamente. È interessante invece il discorso sulla Chiesa che ha aperto Alessandro, e accennato anche tu, no? Cioè comunque il coinvolgimento della Chiesa, Bergoglio, quello è una cosa abbastanza interessante, anche perché primo c'è una cosa che poi scrivi pure tu nel libro, e cioè che per molto tempo si è sostenuto che i bambini dei figli dei sovversivi non venissero eliminati proprio perché la Chiesa argentina nel caso si era opposta, si oppone, sì, i genitori ammazzateli, torturateli, fate quello che volete, però i bambini sono sacri, no? Che fa un po' parte di questa cultura comunque che c'è, cattolica, anche oggi. Basti guardare la posizione della Chiesa sull'aborto, la contraccezione, eccetera. Cioè il bambino, anzi il feto, è sacro in qualche modo. L'altra cosa è che la prefazione di questo libro, tra l'altro, è stata scritta da Martin Almada, che è un avvocato paraguayano che è stato incarcerato, torturato in Paraguay e poi esiliato. Ed è lui che, diciamo, ha aperto gli archivi del terrore negli anni 90, scoprendo tutti i documenti che diciamo, portavano alla nascita, anzi testimoniavano, no? Documentavano la nascita del Piano Condor. Lui, che adesso lavora per l'UNESCO, ha scritto una lettera aperta a Bergoglio, quando Bergoglio è andato in visita pastorale in America Latina, questo l'anno scorso. Allora, c'è una... Federico prima ha raccontato appunto l'episodio di Bergoglio, che nega di aver avuto, diciamo, richieste di... e quindi che ha negato di sapere che comunque questo fenomeno della sparizione dei bambini e comunque anche delle desaparecidos, che poi voglio dire, esisteva. Allora, c'è una discontinuità di qualche tipo, cioè Almada chiede a Bergoglio, apri gli archivi vaticani, perché lì ci sono dei documenti segreti sulle dittature dell'America Latina tra gli anni 70 e 80, aprili, facci vedere, no? Cosa c'è? Che è successo? Risposte. C'è un... Sì. Cioè, si può dire che... Sì, dunque, Martin Almada è venuto a Roma dunque intorno al 20 settembre dell'anno scorso, quindi 2015, a testimoniare al processo, perché lui è la memoria storica dell'operazione Condor. Memoria storica perché ha vissuto il Piano Condor sulla propria pelle, appunto è stato sequestrato e torturato, poi è stato liberato, ma esiliato in Europa, in Paraguay intorno al 1974, se non ricordo male. E nel 92 la dittatura paraguayana formalmente finisce nell'89, lui riesce a rientrare nel proprio paese intorno nel 1991 e inizia a indagare quasi 20 anni dopo, cioè inizia a indagare, lui voleva assolutamente sapere il motivo per cui quasi 20 anni prima era stato arrestato, cioè lui nel 91 ancora non sapeva perché era stato arrestato e torturato. Quindi cercando informazioni sul proprio sequestro e sulle torture che lo hanno ricordato e così via, si è indirizzato verso una piccola caserma, è una storia molto simile a quella che poi è successa anche in Italia, dove hanno trovato gli archivi del terrore, faldoni gettati in un seminterrato Palazzo di Giustizia qui a Roma, se non ricordo male, a metà anni 90, e lui in questa piccola caserma ha trovato una stanza, qualcosa come, cioè una stanza dove erano state ammassate circa 700.000 documenti che riguardano la storia del, praticamente dell'America Latina, la cronaca nera dell'America Latina dall'inizio degli anni 70 fino al 1991. E tra queste carte c'era la ricostruzione di tutta l'operazione Condor e c'era anche la sua storia, e
con queste carte qui, 700.000 documenti, escono fuori, prima l'ha accennato anche lei, la storia dell'arresto di circa 400.000 persone in questi 7 paesi, la scomparsa di oltre 30.000 persone, gli omicidi di altre 50.000, tutta una storia terrificante. Con queste carte qui, alla fine degli anni 90, il PM Capaldo, che è quello che poi ha istruito il processo di Roma, ha potuto appunto avviare le indagini che poi sono confluite nel processo Condor di adesso. Le stesse carte furono utilizzate da Garzon per arrestare Pinochet e per incriminare tutta i collaboratori di Pinochet, che erano Manuel Contreras, il braccio destro di Contreras era Stefano Delle Chiaie, il fondatore dell'Avanguardia Nazionale. In mezzo a quelle carte, Almada trova anche delle cose abbastanza particolari, tra cui dei passaporti paraguayani intestati a tre o quattro dei terroristi che hanno partecipato alla quale di Via Fani. Ora poi lui mi disse, qui nella sua premessa questa cosa non la approfondisce, però lui racconta, dice, io pure non sono potuto andare troppo oltre la... ho solo annotato questa cosa, cioè, mi ha colpito vedere dei passaporti paraguayani all'interno degli archivi del Tempiano Condor che riguardava brigadisti rossi che hanno ammazzato Moro in Italia. E va bene. Che succede? È venuto a Roma, Almada, aveva già scritto a Bergoglio, che quando è diventato, ed era a luglio del 2015, a settembre lo ha voluto incontrare di persona, perché alla lettera non aveva risposto Bergoglio, dice, quindi cerco di incontrarlo di persona, io del resto sono un personaggio pubblico, Almada è stato premio Nobel alternativo per la pace nel 2002, è ambasciatore dell'UNICEF praticamente, è un personaggio molto noto, anche molto particolare in Sud America, e per cui lo conosce benissimo. Riesce a farsi ricevere al termine dell'udienza generale del mercoledì, e questo nel libro non c'è perché il libro è uscito proprio quel giorno lì, e stringe la mano e chiede a Bergoglio di intercedere presso la Conferenza Episcopale Argentina in particolare, ma comunque basta una sua frase per sollecitare, sensibilizzare tutte le conferenze del Episcopale Sud America, è ovvio, di mettere a disposizione degli investigatori dei vari stati che stanno cercando di rimettere insieme la storia del Condor, appunto mettere a disposizione, cioè suggerire alle conferenze di mettere a disposizione gli archivi della Chiesa per poter, per consentire, per chiudere, cioè per mettere insieme il puzzle che ancora è piuttosto frammentato. La risposta di Bergoglio è stata al segretario che c'era dietro, prenda nota. E la storia è finita lì, nel senso che appunto hanno preso nota nel settembre del 2015, dopodiché io sono in contatto ovviamente con Almada, ma pare che non si sia mosso niente di più, cioè nulla più, non c'è stato più nessun interessamento. C'era un precedente, era stato lo stesso Bergoglio un anno prima, ad ottobre del 2014, a Roma, aveva invitato Estera Carlotto e tutta la famiglia Carlotto a un'udienza in Vaticano dopo il ritrovamento di Guido, per festeggiare questo ritrovamento, a promettere a Estera Carlotto che avrebbe appunto suggerito ai colleghi della Conferenza Episcopale di mettere a disposizione delle abuelas, che ovviamente hanno anche loro un ufficio inchieste, gli archivi, tutte le informazioni necessarie per il ritrovamento dei neonati, ma anche dei figli dei desaparecidos. In questo caso le abuelas hanno avuto l'autorizzazione ad accedere a delle informazioni, ma caso per caso. Stiamo parlando di 30.000 persone scomparse e 380 bambini che ancora mancano la mamma. Capite bene che la cosa va avanti molto lentamente. Quindi, insomma, sì, Bergoglio ha preso degli impegni, ma non è stato così incisivo come ci si potrebbe aspettare, o quantomeno come ci si aspetta ascoltando
le sue dichiarazioni o ascoltando o leggendo quello che i giornali italiani dicono, cioè che sia il Papa della svolta, sia il Papa del rinnovamento, della Chiesa nuova, della Chiesa che riprende rapporto con le persone, con gli esseri umani. Insomma, nei fatti, per quanto riguarda la questione dei Savaresitos, dire di no, ancora non ci siamo. Poi tra l'altro, voglio dire, il fatto che comunque questi regimi proclamassero di voler salvare i valori cristiani, cattolici, occidentali, bene o male apertamente, no? Senza comunque la quiescenza, o comunque insomma, il beneplacito delle gerarchie ecclesiastiche, è una cosa abbastanza curiosa, nel senso sicuramente di preti e suore, diciamo, di strada, diciamo così, ne sono morti parecchi. Però poi il coinvolgimento delle gerarchie non è mai venuto fuori in Colombia, diciamo, no, sì. Cioè, ufficiale, finché non sanno poi. No, cioè, oddio, il coinvolgimento dagli archivi non esce fuori. Cioè, dagli archivi semplicemente uscirebbero fuori i nomi, cioè riusciremo a ricostruire la storia delle persone scomparse. Persone, certo. Al momento questo, le responsabilità delle istituzioni. Della Chiesa, io sono giornalista, questa è una questione di cui molto probabilmente si occuperanno gli storici, devo dire. Ah, certo, sì. Certo. Non ci sono ancora, sì, chiaro, di Giovanni Paolo II si sa, ormai cioè, è abbastanza evidente, diciamo, è nota la storia della sua battaglia su tutti i fronti nei confronti della teologia della liberazione, che quindi porta praticamente all'azzeramento, questo certamente sì. Sicuramente attraverso il nunzio vaticano a Buenos Aires, che era Pio Laghi, e appunto in Vaticano arrivavano notizie su quello che stava accadendo, certamente. Però ecco, c'è anche da dire che non tutte le chiese, ecco, diversamente da quello che ha detto Alessandro, non tutte le chiese cattoliche nel Sud America si comportano allo stesso modo rispetto, cioè nei rapporti con le dittature. La Chiesa argentina è chiaramente contigua al regime, è chiaramente complice, tant'è vero che la dittatura non è una dittatura militare, è una dittatura civico-militare, perché il golpe è sì portato a termine dai militari, però con l'appoggio della Chiesa e dei poteri forti, li chiameremmo oggi, quindi delle multinazionali americane, della CIA, ma anche dei poteri finanziari, insomma, diciamo dell'alta borghesia argentina. Ci sono degli storici, io questo lo accenno nel libro, che cosa è successo? Il golpe argentino è del 76, adesso il 24 marzo saranno 40 anni. Prima di quello argentino, nel 73, 11 settembre, c'era stato quello cileno. La dittatura argentina durava 7 anni, quella cilena è durata 16 anni. Certamente, io adesso non voglio fare un confronto, anche perché non è che ci sia tanta differenza tra una dittatura e l'altra. Criminali sono i cileni, sono stati i cileni, e criminali sono stati gli argentini. Però c'è un fatto, in Argentina la Chiesa a tutti i livelli, cioè mi hanno raccontato mi sembra 23 vescovi della conferenza episcopale, 19 si sono apertamente schierati a fianco della giunta, 3 hanno fatto mezzo e mezzo e 1 o 2 ogni tanto denunciavano qualcosa. In Cile per esempio è stato diverso. In Cile il primate di Santiago del Cile, per tutti e 19 gli anni, 16 anni della dittatura, insomma, attaccato a testa bassa contro Pinochet, cioè non ne ha fatta passare liscia una alla giunta, nel senso ha denunciato in continuazione. Ci sono storie che sostengono che la differenza a livello di desaparecidos tra i due paesi, cioè 30.000 in 7 anni in Argentina e 3.000 in 16 anni in Cile, dipenda anche dal ruolo che ha avuto la Chiesa, dal diverso ruolo, dal diverso atteggiamento che ha avuto la Chiesa in Cile e in Argentina. Quindi questo per me significa che quando ci dicono che non potevano fare altro, se no sarebbero stati perseguitati anche loro, io
mi sento di poter dire, però lo dico da giornalista e non da storico perché non lo sono, no, invece si può, ci si può mettere di traverso, si può, tanto più nei paesi dove c'è una componente religiosa cattolica in particolare molto forte. Se un vescovo prende e sale sul pubblico e dice questo no, i militari ci pensano due volte, sapendo che potrebbero essere scomunicati, insomma, sono superstiziosi, ci credono, tutto quanto. Per cui il caso cileno in un certo qual modo lo dimostra, cioè che l'Argentina e quindi tutte le istituzioni nelle quali ci stacco tutte le scarpe, perdonatemi l'espressione poco giornalistica, Jorge Mario Bergoglio, la Chiesa argentina non ha fatto nulla per impedire lo scempio, l'orrore. Io non so se ci sono domande dal pubblico, se qualcuno vuole chiedere qualcosa o approfondire, diciamo, un aspetto, perché ne abbiamo toccati tanti, no? Certo. Mi colpisce molto il fatto che fino al 95 degli istituti religiosi abbiano potuto trafficare i bambini. Tecnicamente come è stato possibile? Cioè, non c'era una dittatura, no? In teoria. Era, anzi, mi sa che stava a far parte della CEA all'epoca, la Spagna, era già pieno, no? Unità europea. Sì. Com'è stato possibile? Dunque. Qui mi posso aiutare con l'esperienza che mi viene dall'aver indagato sulla pedofilia nel clero. La pedofilia nel clero, la posso spiegare così, non è soltanto una questione riguardo il clero. Cioè, perché i sacerdoti non venivano arrestati? Perché i sacerdoti non finivano in carcere? Pur essendo noti quelli che stupravano i bambini. Perché c'era una complicità a tutti i livelli tra le istituzioni, cioè tra la polizia, ma anche a livello giudiziario, insomma, perché questo tipo di crimini sempre accade in ambienti fortemente religiosi. Quindi c'è un sistema, una società strutturata in un certo modo che tende a preservare lo status quo. Preservare lo status quo in una società che ha una forte impronta religiosa, cattolica, significa anche preservare l'istituzione religiosa. Le cliniche che in Spagna hanno trafficato, in questo senso, sono appunto tutte le cliniche, i medici, sono tutte cliniche che hanno fatto capo e facevano capo all'epoca appunto a congregare, come qui in Italia. Qui in Italia abbiamo il San Raffaele, queste cose, no? Il Gemelli, così via. C'era un sistema sanitario a livello nazionale che era fortemente pervaso dalle istituzioni religiose e quindi facilmente si arriva a capire facilmente qual è stato il problema. Cioè, siccome c'era intorno anche un giro di denaro notevole, qua è stato in tutti i modi è stato fatto, si è cercato di preservare, diciamo così, l'istituzione che gestiva questo traffico. Finché poi appunto è arrivato questo, chiamiamolo eroe solitario di Garzón, ma lui è iniziato a indagare nel 2010, finché si è trattato per lui di diventare famoso con l'arresto di Pinochet, tutto quello che ha combinato per arrestare Pinochet, quello che ha mosso ovviamente quell'arresto e quell'incriminazione, quando ha iniziato a indagare sui furti dei neonati, è durato 6 mesi, ha potuto indagare per 6 mesi circa, 6 o 7 mesi, dopodiché gli hanno tolto l'incarico, facendo leva su uno scandalo simile a quello che ha portato alla defenestrazione del sindaco Marino a Roma, cioè questione di false fatturazioni, abbastanza rimborsi spese, insomma pretesti, ecco. Con un pretesto gli hanno tolto l'indagine. Lui adesso si è ritirato la vita privata, tra virgolette, ed è il presidente di una fondazione che aiuta i figli rubati spagnoli a ricostruire la propria storia.
In tutto questo, cioè la ricostruzione di questa storia però è assolutamente cioè, difficilissima, perché per dire in Spagna c'è una legge che vieta ai figli adottati di cercare appunto di risalire le proprie origini biologiche, cioè di sapere chi è stata la madre, chi è stato il padre biologico, è proprio vietato, cioè è un reato penale. E questo ovviamente impedisce, cioè si mette di traverso rispetto alla ricerca. Nemmeno Zapatero è riuscito ad abrogare questa legge. Perché non c'è riuscito? Perché poi nel momento in cui ha cercato di risolvere la questione dei figli rubati in Spagna, anche Zapatero, e comunque c'è stata una levata di scudi trasversale nei suoi confronti, cioè un'opposizione fortissima. Che è partita dalla Chiesa e ovviamente dalle destre, però siccome parliamo di numeri molto forti, molto alti, non c'era di mezzo evidentemente solamente, diciamo, la parte di popolazione di centrodestra, ma probabilmente anche. Ma questi non potevano essere più i figli degli avversari del regime, perché in teoria non c'era un regime, non c'erano più di prostitute. E c'erano anche queste, ma non era questo soprattutto, erano le giovani 15-16enne, figli dell'alta borghesia, che non potendo abortire, perché in Spagna l'aborto era vietato, e venivano portate in gran segreto appunto in queste cliniche. In molti casi, per dirvi, la suora di turno, cioè quella che assisteva al parto, era quella incaricata di dire alla ragazza che il figlio, che il neonato, era morto subito dopo il parto, e ovviamente non era vero. Alcune ragazze si ribellavano, che c'era la tecnica era questa, c'era la frigorifica dell'obitorio, dove tenevano appositamente dei feti, lo facevano scongelare giusto in tempo per far vedere alla madre un feto qualsiasi, fargli vedere che era effettivamente morto, come loro dicevano. Ma intanto la collega della suora, cioè un'altra suora, passava il neonato alla futura famiglia. Ovviamente c'è il certificato di nascita falso, insomma, tutte cose che c'è tutta una tecnica che negli anni che si era, diciamo, affinata. 30 e passare 36 anni di dittatura. Ci hanno fatto uno sceneggiato da poco, una cosa invedibile, però sta cosa qua era rappresentata. Non mi ricordo più lo sceneggiato che era, ma era una cosa invedibile. Su Rai 1? Che inizia, che lei era tipo una specie, cioè inizia come la scena del Conte Montecristo che va nella carcere, e invece praticamente si finge morta. Però ecco, sì, comunque è una storia assolutamente attuale, perché in Italia, ecco, prima di me, prima di noi, insomma, di Simona con la sua inchiesta, c'è stato Piero Badaloni, che ha scritto un libro per Castelvecchi nel 2009, dove lui fa un'inchiesta davvero approfondita su questa storia, perché all'epoca era inviato della RAI Spagna, quindi era lì, ed erano proprio i mesi in cui finalmente se ne poteva parlare. La cosa particolare nel libro, la maggioranza intervista alcuni scrittori spagnoli, perché i giornalisti non se ne occupavano. È una cosa che succede anche in Italia, perché, per esempio, Nuzzi e Fittipaldi scrivono dei libri su cose che sì, sui giornali c'erano finite, ma non in maniera così dirompente come poi loro hanno raccontato in Via Crucis e in Avarizia. Simona intervista degli scrittori spagnoli che sono stati i primi a denunciare pubblicamente, ma nei romanzi, nei libri inchiesta, questa cosa poi è arrivata sui giornali, ma poi è finita praticamente subito, hanno stoppato tutto. C'è una... Volevo sapere, ma il processo di cui parlava prima in Italia non è quello che hanno trasmesso l'anno scorso su Rai 3? Quello era il processo ESMA, appunto. Diciamo, la storia sì, quello riguarda appunto la scomparsa di cioè il sequestro e l'omicidio di
decine di cittadini italiani dentro questa caserma di Buenos Aires, che era la scuola della, di meccanica della, di Buenos Aires, il cui capo era Edoardo Massera, generale Massera, iscritto alla P2, amico di Licio Gelli. 5.000 persone scomparse. Quel processo lì si è concluso con la condanna di tutti quanti gli imputati, poi alcuni sono morti. Però dico, erano tematiche le puntate, c'era una parte, mi sa, dove si parlava anche dei figli delle vittime. Sì, c'era anche, mi ricordo, la signora, come si chiama? Carlotto. Sì. Anche in questo processo di Roma, tra le parti civili ci sono 4 figli ritrovati dalle abuelas e tra i testimoni una quinta. Quindi c'è un proseguo, un continuo. L'ESMA riguardava solo l'Argentina, invece questo processo qui di Roma, il piano Condor. Io dico brevemente, era un piano che era un accordo tra le polizie di questi 7 paesi. E per i primi anni, cioè all'inizio degli anni 70, è rimasto segreto fino al 1976 in pratica. E l'accordo tra le polizie era che la polizia uruguayana poteva intervenire sul territorio argentino per arrestare dei sovversivi uruguayani che erano fuggiti appunto dall'Uruguay e si erano rifugiati in Argentina, dove appunto c'era ancora una parvenza di democrazia, il golpe del 76. Io ho intervistato Aurora Meloni, lei è una cittadina adesso italiana, ma lo era anche all'epoca, era figlia di un uomo nato a Parma. Loro fuggirono tra il 72 e il 73 da Montevideo a Buenos Aires, perché a Montevideo c'era già la dittatura. A Buenos Aires li inseguono, ma loro non sapevano che esisteva questo accordo, per cui con le armi tranquillamente i poliziotti uruguayani potevano intervenire in coordinamento con la polizia argentina per fare delle operazioni appunto segrete di polizia. È come se la polizia francese intervenisse sul territorio e noi i cittadini italiani non sappiamo perché, cioè non sappiamo di questa di questa autorizzazione da parte del governo italiano. Almada racconta nella premessa come lui ha scoperto appunto sulla propria pelle il piano Condor. Lui, io non so se lo sapeva, ma in Paraguay era vietato studiare, cioè si poteva prendere la licenza elementare, quella media, ma l'università non esisteva. Lui si laurea a Buenos Aires e si specializza a Santiago del Cile, rientra da Santiago del Cile e come passa il confine lo arrestano. E lo arrestano perché aveva studiato, perché si era laureato praticamente. Cioè la sua era una tesi di sociologia considerata sovversiva, e lui racconta che viene portato in carcere senza nessuno gli dice il motivo e viene interrogato dalla polizia paraguayana, da quella cilena e da quella argentina, e si chiedeva perché. Cioè, non aveva, cioè davvero, pensateci bene, una cosa assolutamente surreale. Nessuno ovviamente glielo spiegava. Poi il caso ha voluto che alcune settimane dopo è stato arrestato un poliziotto paraguayano perché il figlio era un sovversivo, quindi bastava questo per essere, era considerato un sovversivo, bastava questo per essere arrestato. Ma questo poliziotto in pratica da un giorno all'altro è passato da... stava di qua e è passato di là. E si è ritrovato come compagno di cella di Almada e gli ha raccontato dell'esistenza di un accordo appunto tra le polizie di questi paesi, poi questi erano 3 ma alla fine i paesi erano 7, per cui Almada ha cominciato a mettere insieme un po' di informazioni, ha capito che effettivamente ci poteva essere un qualcosa del genere, ma ufficialmente poi lo scoprirà lui nel 92, quando negli archivi del terrore uscirà fuori proprio il documento scritto con le firme dei firmatari, dei partecipanti a questo patto. E c'era l'ispiratore, era Henry Kissinger, il fautore principale era Pinochet.
Domenico Fagnoli, che ho citato prima, ha trovato un curioso, a proposito d'Italia, cioè di Spagna, d'Italia e così via, una curiosa coincidenza. Si chiama Piano Condor, la legione che gettò le bombe su Guernica, che rase il suolo Guernica, quindi cioè militari nazisti e fascisti, cioè italiani e i tedeschi che gettarono le bombe su Guernica, si chiamava Legione Condor. Ora, non siamo riusciti a capire se è una coincidenza o se proprio il Piano Condor abbia preso ispirazione dall'attacco su Guernica. Il nome Condor furono dei finchi, cioè il nome Condor fu usato per altri piani all'epoca, cioè perché mi ricordo è un termine, è diventato un nome popolare anche nella letteratura, nel cinema. Certamente c'è, il Condor è diciamo l'animale caratteristico, cioè le Ande e così via. Perché ci fu il famoso film spionistico degli anni 70 con Robert Redford. Sì, era un killer il Condor. Sì. No, per un'osservazione su quello che ho detto adesso, che il Paraguay mi sembra che è tirato. Sì. E questo collegamento poi è c'è con la storia del nazismo, no? Questa è una osservazione che volevo fare perché in Paraguay, per esempio, se non sbaglio, il capo di Stato è stato stretto perché era un nazista. Però mi interessava fare un'altra osservazione. Riguardo il rapporto cinico, diciamo, che c'è stato tra questo potere dittatoriale e la psichiatria. Perché poi mi è venuto in mente che già i nazisti, nel procedere del loro ambientamento totale del popolo ebraico, ancora prima avevano ammazzato 300.000 praticamente con l'ausilio degli psichiatri che certificavano tutto quello che si doveva certificare. I gulag siberiani sussistevano in quanto venivano, tutti i pazienti che arrivavano lì erano matti in quanto non sottostavano a quello che diceva il regime, la nomenclatura russa. Ma anche in tempi recenti mi è venuto in mente la stessa guerra civile di Jugoslavia, un braccio destro di Milosevic, Karadzic, era il primario del dipartimento psichiatrico di Sarajevo e ha perpetrato e ha pianificato lo sterminio di tutti i prigionieri. Queste sono cose che penso siano allucinanti, no? Di come poi, oltre alla storia della convivenza tra la Chiesa e le dittature che già conoscevamo, forse qualche domanda in più ce la dobbiamo fare proprio ciò che riguarda questa convivenza tra psichiatria e dittatura. Cioè, come se loro stessi non solo hanno superato l'ipotesi teorica di un male radicale, un'ipotesi la radice nell'uomo, un'ipotesi peraltro bugiarda, ma che l'hanno proprio messa in atto mettendosi in gioco direttamente. Cioè, questo psichiatra che doveva curare i pazienti ha pianificato, ha partecipato, anche c'era l'idea di condannato dal tribunale dell'AIA per crimini contro l'umanità. Cioè, questi fenomeni che poi io non conoscevo, che dicevi prima, guarda, insomma, l'Argentina in particolare, mi ha venuto in mente che sono sempre esistiti. Quindi ecco, questo rapporto mi sembra, non dico ancora più grave, ma ci dovrebbe far riflettere. Ma cercare di dare una base scientifica a un pensiero, diciamo, criminale. E adesso faccio un po' di pubblicità, una cosa di cui, perché dalla storia dello psichiatra spagnolo, questo Vallejo Nájera, appunto il dottor Fagnoli si è messo un po' a studiare, lui piace tanto, insomma è una persona molto, molto studiosa, e il 23 aprile a Siena tutto quello su cui stiamo lavorando confluirà in un convegno che si intitola proprio Psichiatria e diritti umani. Ovviamente, oltre a cercare di ricostruire la storia, che
anche tu adesso hai insomma, di cui tu hai tracciato insomma, alcuni dei punti cardine, ovviamente si cercherà di andare oltre, cioè non esiste solo, cioè la psichiatria non è solo quella che ha consentito ai peggiori criminali del Novecento di sterminare, ma c'è appunto, c'è la possibilità di, cioè, esiste un modo di, invece per la psichiatria di mettersi di traverso, cioè mettersi dalla parte dei diritti umani. E in che modo? Leggendo il DSM-5 risulta un po' diciamo che se andiamo a fare la spesa al dio, potenzialmente patologici, quindi. No, invece volevo tornare su Stroessner, che è l'uomo che ha arrestato materialmente Martina Almada. Perché appunto, cioè, mentre Alessandro introduceva l'incontro, mi ha fatto venire in mente una cosa che riguarda c'è la chiesa di, insomma, il ruolo della chiesa nel furto dei bambini e nel sostegno alle persone che hanno partecipato ai vari regimi. Nel libro io ho intervisto il vice ambasciatore argentino a Roma, che è Carlos Cerniak, e l'ho intervisto perché l'ambasciata argentina a Roma e il consolato argentino a Milano aiutano le abuelas di Plaza de Mayo a cercare questi giovani qui in Italia. In queste due sedi istituzionali ci sono i kit del DNA per fare il prelievo del DNA e ci si può, cioè, chiunque abbia il sospetto di non che i propri genitori non siano effettivamente quelli biologici, e che comunque i propri genitori abbiano raccontato una serie di balle, hanno origini sudamericane e un'età che va intorno ai 40 anni, si può fare una richiesta appunto alla consolata o all'ambasciata per sottoporsi al prelievo DNA e confrontarlo con la banca dati genetica che sta a Buenos Aires, per vedere se fa parte dei 380 che ancora non si trovano, che tutt'oggi non si trovano. Carlos Cerniak, a lui ho chiesto, ma perché dunque ne mancano ancora 320, 60 o 70, quindi oltre il 20% molto probabilmente sono qui in Italia. Ho chiesto, ma come mai ancora non è mai stato trovato in Italia un giovane rubato in quegli anni in Sud America? E i motivi sono diversi, ma uno dei motivi è dovuto, vediamo se riesco a sintetizzarlo insomma bene. Che cosa è successo? A metà degli anni 50 molti, circa 30.000, appunto Calderón oppure l'altro autore che ha citato Chiometti, circa 30.000 nazisti riescono a fuggire dall'Italia, attraverso l'Italia e la Spagna, dall'Europa, comunque in Sud America, e si iniziano a, insomma, si stabiliscono in Argentina, in Cile, in Paraguay e alcuni in Uruguay. Utilizzando quali canali? Canali che passano attraverso i servizi segreti, passano attraverso le logge massoniche, la P2 ancora non era tanto radicata, e passano attraverso la Chiesa. Questi canali, cioè questo flusso appunto di migliaia di persone, poi si interrompe durante gli anni 60, ma riprende. Cioè, lo stesso tipo di canale viene utilizzato dopo la fine la caduta delle dittature, in particolare quella argentina, a metà degli anni 80, a ritroso, cioè per riportare in Europa molti militari argentini in particolare, che hanno compiuto appunto crimini di lesa umanità. Erano gli anni in cui Alfonsín li perseguiva, poi è arrivato Menem con le leggi dell'impunità, e quindi chi non era riuscito ancora a scappare comunque è rimasto in Argentina perché non rischiava più l'arresto. In questo percorso a ritroso dello stesso raggizzo compiuto da nazisti negli anni 50, Cerniak dice che molto probabilmente appunto dopo il 1983 potrebbero essere arrivati qui da noi in Italia alcuni dei bambini rubati, insieme ai genitori che erano
ovviamente o dei militari argentini o comunque delle persone che con la dittatura argentina facevano affari. Un altro canale era la TV2. Cioè dice, perché non riusciamo a trovarli? Perché l'organizzazione che ha garantito questo, diciamo, questo passaggio dal Sud America all'Italia, dall'Italia al Sud America e così via, ovviamente ha fatto in modo, è molto potente, ha fatto in modo di cancellare tutte le tracce che questo passaggio potrebbe aver lasciato, questo iter dall'Argentina all'Italia potrebbe aver lasciato. E quindi sì, servizi segreti, quindi la Chiesa e tutto quanto, ma c'è anche la P2. Appunto nell'intervista Cerniak mi fa a un certo punto, ce lo vedi dove sono seduto io in questo momento? Questa era la scrivania di Licio Gelli nel 1976, perché Licio Gelli nel 1976 era il responsabile economico dell'ambasciata argentina a Roma. E da quella stessa scrivania Gelli ha scritto una lettera di congratulazione a Edoardo Massera 10 giorni dopo, il 24 marzo del 76, dove oltre a congratularsi dava anche dei consigli su come trattare le persone che la giunta, che avrebbero dato fastidio al processo di insediamento della giunta. E Cerniak dice proprio adesso, chiaramente, che legandosi a quella cosa che diceva Cecilia, cioè la denuncia di Pertini, perché anche famiglie italiane sono partite dal nostro paese per andare a prendere dei bambini e portarli in Italia, quindi adozione illegale tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, dice, perché non si trovano? Perché tra P2, servizi segreti, chiese, eccetera, sono riusciti a cancellare tutte le tracce. Poi c'è da dire che in realtà non sono nemmeno mai stati cercati, forse anche per gli stessi motivi, insomma, cioè nessuno mai si è preso la briga di dare seguito alla denuncia del Presidente della Repubblica. Cioè questo per me è sconcertante. Lui, Pertini, fa un discorso di fine anno nell'82 e dice proprio, chi ha rubato questi bambini le restituisca con la voce sua, quella che ci ricordiamo tutti quanti, oppure non avrà pace. Ad aprile dell'83, in un'intervista a Lanza, ripete la stessa cosa, quindi questo per me da giornalista significa che in quei 4 mesi nessuno lo ha ascoltato, quindi lo ripete ad aprile dell'83 a Lanza, quindi non al bollettino parrocchiale, ma io scrivendo il libro, ovviamente ho fatto delle ricerche, dall'83 fino al 2015, quando io ho finito di scrivere il libro, io non ho trovato traccia di notizia o comunque di impegno da parte di un magistrato o di un giornalista di indagare sulla cosa. Cioè proprio nessuno ha ascoltato quello che Pertini ha detto, oppure qualcuno che l'ha fatto gli è stato suggerito di lasciar perdere, di smettere di cercare. Ci sono altre domande? Chiometti non parla. No, se io ha detto quello. Se puoi ricordare, magari anche cambiando un po' argomento, visto che ha vinto l'Oscar adesso il caso Spotlight, e dirci perché magari non c'è una città di sola città italiana fra la lista degli scandali che appaiono alla fine del film, è un argomento di tua competenza. Lo so, io sapevo quella giustificazione che ho detto prima, ovvero che numericamente siamo ancora bassi come denunce degli abusi del clero. Se tu sai una spiegazione più giusta, dicela pure. Guarda, molto probabilmente, io ho visto, tra l'altro ieri sera ho visto anche l'altro film che è Il Club, ed è fantastico, cioè, ed è molto più, si può dire, dirompente di Spotlight. Non so chi ha visto Spotlight qui. Il Club, ahimè, lo danno in tutta Italia, lo danno solo a Roma a Cinema Quattro Fontane, adesso non so quanto durerà, però è davvero insomma, è fatto bene. Ho una denuncia fortissima nei confronti della casa di Bergoglio, cioè di come Bergoglio, diciamo, di quale sia il ruolo di Bergoglio in questo momento, cioè quello di ridare una passata di vernice
sull'immagine sporcata della Chiesa, dagli scandali della pedofilia e finanziari soprattutto. Spotlight, nella lista delle città di Spotlight probabilmente non ci sono città italiane, perché se non ricordo male quelle elencate comunque facevano riferimento a casi di cui si sono occupate delle commissioni di inchiesta governative oppure commissioni di inchiesta miste, cioè Chiesa e Stato, cioè laiche, insomma, diciamo così. Cosa che in Italia non esiste. Cioè, il mio libro, insomma, Chiesa e pedofilia, il caso italiano, inizia proprio dalla domanda al portavoce della Santa Sede Lombardi, che era: ma scusate, negli ultimi 10 anni in Italia sono stati condannati in via definitiva oltre 100 sacerdoti. Ci sono almeno un centinaio di processi non canonici, processi penali. Ci sono circa 300 denunce aperte, cioè stiamo parlando di numeri, insomma, abbastanza interessanti, anche se non è sui numeri che si fa la battaglia alla pedofilia, è vero. Cioè non è, insomma, anche sulla scia dei successi delle inchieste dove la Chiesa comunque ha partecipato, in Irlanda ha partecipato, in Olanda, in Belgio, negli Stati Uniti, il caso Spotlight, cioè dopo che non potevano più negare, ovviamente la Chiesa cosa fa? Partecipa, mette il cappello anche lei sulle inchieste, perché se no sarebbe davvero ingestibile anche a livello di immagine, insomma, lo scandalo. E quindi quella lista di città è quella che è la lista ufficiale, nel senso sono i casi scoperti sulla base di commissioni a livello nazionale. In Italia quando tu vai a chiedere alla Santa Sede, ma insomma quando è che tocca pure a noi, quantomeno per mappare il fenomeno e per dire che no, in effetti in Italia il problema non c'è. Per dire, potrebbe essere anche questa una risposta. In Italia il problema c'è, è gigantesco, tant'è che davvero parlando con i colleghi stranieri che sono molto più sensibili dei miei colleghi italiani a questi argomenti qui, tutti dicono che la Chiesa potrà dire di aver risolto la questione della pedofilia solo nel momento in cui comincerà a occuparsi del caso italiano, cioè di quello che nasconde qui in Italia. Chiaro che poi il Vaticano sta qui, l'epicentro è qui e quindi è tutto più difficile, però quando Bergoglio dice tolleranza zero, tolleranza uno, nel senso che cioè, in Italia non si tocca, insomma, noi non ci tocca. Senti, visto che poi ho buttato là questo argomento, non ne butto là anche un altro, mentre attaccavamo le locandine dell'incontro di oggi, che c'era il titolo del tuo libro, Figli rubati, un amico che mi ha visto attaccare la locandina mi ha fatto subito una battuta provocatoria, dice: ah, invitate anche Nichi Vendola, per chiarire qual è la cosa. Una battuta subito così, perché no? Perché ovviamente adesso il caso dei figli rubati è chi fa l'utero in affitto, questa bruttissima parola che io dico sempre, no? Cerchiamo almeno noi laici di non usarla, parliamo di maternità surrogata, che sarebbe, che descrive meglio quello che è. Però insomma il discorso è questo, no? Perché secondo te, no? Oggi c'è in contemporanea, forse stasera, c'è questo incontro, questa paura della maternità surrogata, del bambino rubato, la madre che lo gestisce per 9 mesi, questo non accettare il discorso neanche gratuito, che una donna può essere mettersi a disposizione di un'altra, no? Del bambino. E poi invece su quest'altri temi, che si parla effettivamente e con proprietà di figli effettivamente rubati alle persone, alle famiglie, perché c'è questa poca sensibilità? Cioè, come fanno a giustificare queste due cose? Dal punto, cioè, è una domanda ovviamente per noi retorica, però sarebbe interessante riuscire a capire, no? Come fa una persona in tutta onestà, secondo, o almeno secondo il suo punto di vista,
a preoccuparsi tanto della maternità surrogata, di una libera scelta, magari anche dietro pagamento, però di questi argomenti, di bambini spariti in Spagna, in Sud America, vado assolutamente bene, forse semplicemente perché i genitori erano comunisti, non lo so, la butto là così, cioè, è molto, secondo me è molto difficile, dovrebbe, questa persona dovrebbe avere dei grossi problemi di schizofrenia nel giustificare una cosa e preoccuparsi tanto dell'altra, o no? Sì, se ci pensi, non è una gestazione per altri quella di prendere un neonato da una madre che poi andrà a morire e poi crescerlo, cioè, all'interno della propria famiglia, cioè, perché, ed erano cattolici quello che lo facevano, cioè, di quello non se ne preoccupano, cioè, quando sono loro a decidere cosa fare, tutto va bene. Se qualcuno si prende la briga, se osa decidere in autonomia senza chiedere permesso al sacerdote o chi per lui, non si può, quando la cosa è la stessa, se vogliamo, no? Gestazione violenta, no, nel senso che lì per loro non c'era la violenza, perché era addirittura una concessione. Il padre di Ana Libertad parla con questo cappellano militare, si chiama Federico von Fernick, a proposito di radici, che è il prete del diavolo, è un titolo di un capitolo. Lui è l'unico sacerdote argentino finito a processo e condannato, perché è stato riconosciuto colpevole di sequestro, tortura e omicidio in Argentina, e tortura in Italia non c'è, quindi appunto il processo Condor a Roma è per sequestro e omicidio, tortura non c'è. Non c'è nemmeno la sparizione forzata, perché l'Italia non ha firmato nemmeno la convenzione contro la sparizione forzata delle persone, né quella sulla tortura né quella sulla sparizione forzata. Insomma, questo è il papà di Ana Libertad. Che faceva questo sacerdote nella caserma, oltre a contribuire alle torture? Dava sostegno religioso, conforto religioso ai torturatori, che dopo la sessione di tortura si sentivano stanchi e così via. Quindi il sacerdote li rigenerava e poi andava dai torturati per dire loro: guardate, che la tortura serve per espiare il fatto di essere dei marxisti, perché il marxismo è una colpa, è il diavolo, insomma, quella roba lì. Quindi questo era per dire, appunto, cioè quello che la mentalità era di fare loro un favore a questi bambini, strapparli dalle madri dei genitori naturali, cioè quelli che comunque li volevano bene, più che altro, era considerato da chi li prendeva un favore, un qualcosa di positivo, cioè uno step positivo nella vita di queste persone. Quindi perché poi quella stessa mentalità non valga per chi decida di chiedere a un'amica di portare avanti, o la madre di portare avanti la gestazione della figlia che non può, che magari ha perso l'utero per una brutta malattia o qualcosa, questo non è francamente. Diciamo, se posso intervenire su questa cosa, c'è un richiamo biologico che è curioso, no? Nel senso, viene portata avanti la naturalità, no? La natura, come se un'operazione a cuore aperto, no? Per dire fosse una cosa naturale, voglio dire, se uno dovesse andare secondo natura su tutto, insomma, certo, saremo ancora alle caverne. Però questo si riagga, e quindi tu non puoi, cioè la maternità, che io preferirei chiamarla gravidanza surrogata, perché maternità ha già un significato in qualche modo affettivo, no? Quindi gravidanza surrogata. Non è naturale, non è biologicamente, c'è questo discorso della biologia per cui tu devi avere un padre e una madre, perché chiaramente in questo modo i gay li mettiamo fuori, perché ovviamente non possono generare figli, non possono volersi bene, perché la natura dice così, però non vale in questo caso, e secondo me c'è un collegamento vagamente genetico col discorso del genere del comunismo, cioè
va bene la natura, va bene la biologia, però se tu sei malato di comunismo, allora tuo figlio te lo tolgo, no, non lo so, però è un, voglio dire, alla fine non si capisce, no, per quale motivo ti devi scandalizzare. E quindi se sei malato di questa malattia, io il bambino te lo tolgo, e a quel punto, come dice Federico, ti faccio pure un favore, no? Insomma. Quindi la natura quando conviene, diciamo così. Questo fa parte dell'ipocrisia, per una mentalità però molto diffusa, perché non stiamo parlando dell'Europa fascista, cioè anche nella Democratica America c'erano anche le persone considerate indegne di maternità, di paternità, le sterilizzazioni forzate. Poi le sterilizzazioni forzate in realtà era una castrazione, cioè questo succedeva negli anni perché è qualcuno che ci deve sempre decidere per te. Nella Democratica America, se tu eri considerato socialmente pericoloso, indegno di essere padre o madre, la sterilizzazione forzata veniva a parte. Cioè, era una mentalità proprio... Adesso è un po' diverso, perché diciamo si decide per gli altri ciò che si reputa giusto per se stessi, no? Perché poi nessuno chiede alle persone c'era di fare... psichiatrico pesante, cioè interveniva un psichiatra e diceva questo è indegno, via. Esatto, a quel punto ne fai un'ideologia e vai avanti, certo. Il libro come si può diffondere, se non fosse interessato del prigione del libro? Quale? Quello Bati. Visto che c'è sta qua un rappresentante della casa editrice, volevo... Il libro sta nelle librerie, cioè io poi alle presentazioni partecipo molto volentieri. Tipo per gruppi, fosse un blocco, comprarne un... ci troviamo d'accordo su cui... No, vogliamo intanto ringraziare voi. Sì, penso che se non ci sono altri interventi, grazie a tutti. Davvero, grazie.